Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo video in cui andremo ad analizzare il DLC Heavy Cargo per American Truck Simulator. Il DLC ormai è uscito già da qualche settimana, infatti è già stato scontato negli attuali saldi Steam, ma purtroppo ho avuto dei problemi e quindi non ho potuto portare prima un video al riguardo. Allora, andiamo subito ad analizzare quello che aggiunge Heavy Cargo. Di base il funzionamento è identico a quello che è il Heavy Cargo per ATS2, che è il corrispettivo di American Truck Simulator. Andiamo a vedere subito quali lavori vengono aggiunti. Allora, andando ad analizzare dal lavoro autonomo, abbiamo un bel trasformatore da 55 tonnellate, un carrello elevatore da 53 tonnellate, una fresatrice da 43. Un telaio sollevabile da 42, un raschietto da 40, un bulldozer da 40, gru da 35, cable reel da 29 tonnellate, crawler tractor da 25. Quindi di nuovo per un range di tonnellate che va dalle 25 a salire, ma a differenza di Euro Truck Simulator 2 ci fermiamo un po' prima, perché su Euro Truck Simulator 2 arrivavamo fino a 62 tonnellate, qua ci fermiamo a 55 tonnellate. La principale differenza, che però adesso andremo a vedere poi tra un attimo su strada, è quello che sono i rimorchi. Per quanto riguarda il modo di viaggiare negli Stati Uniti, i rimorchi così pesanti non sono mai su un solo asse come abbiamo visto su Euro Truck Simulator 2, ma sono molto più compositi. In questo caso ci troviamo o due o tre snodi. Gli snodi sono ben due in questa situazione. Adesso c'è l'altro che mi sta a coprire ovviamente il ragionamento, però qui vi è presente uno snodo e qui è presente un altro snodo. Questo implica che fare manovra con questo tipo di rimorchi è assai più complicato. Adesso proveremo, cerco di non fare un incidente, proverò a mostrarvi quello che vuol dire fare una curva con un mostro di queste dimensioni. Come potete vedere, se io giro, adesso andrò un pochettino più avanti in modo da poter fare al meglio la curva. Girando, gira prima la motrice, poi dopo gira il primo rimorchio e tempo che inizi a svoltare quello successivo, ci va parecchio tempo. Di conseguenza, adesso cerchiamo di non andare a schiantarci. Di conseguenza le curve vanno prese estremamente larghe, perché come potete aver visto facilmente, noi siamo usciti al pelo. Guardate adesso la traiettoria. Il rimorchio è uscito al pelo con la parte principale, la parte centrale. Questo vuol dire guidare in una maniera che è del tutto diversa a quello che era guidare in precedenza con dei rimorchi molto più gestibili. E questo è dovuto dal fatto che sono composti. Sono composti, ci sono più snodi e quindi è molto più difficile fare manovra. Un piccolo consiglio che posso darvi adesso, fin tanto che prima di iniziare il percorso e diciamo parlare di altri argomenti. Restando sul fatto delle manovre, molto spesso i benzinai sono concepiti, ma anche i parcheggi, sono concepiti per un altro tipo di tir. E questo fa sì che è estremamente difficile fare manovra e riuscire ad entrare nel benzinaio senza sfasciare tutto e senza incastrarsi. La tecnica migliore che ho trovato al momento è, se è stretto, stacchi il rimorchio, entri, fai benzina, torni indietro e riprendi il rimorchio. È poco verosimile, però purtroppo i benzinai non sono strutturati per quello che sono dei rimorchi di queste dimensioni e davvero sono uccelli per diabetici, diciamo così, a entrare con un rimorchio di questa prepotenza dentro i benzinai che si possono incontrare a lato della strada. Anche adesso vedete come ho dovuto prendere la curva. Larga, adesso vabbè,
il rimorchio c'è stato ampiamente, però bisogna sempre fare davvero molta, molta, molta attenzione. E in più, come succede anche per Euro Truck Simulator, occupa davvero molto più spazio anche in larghezza per stare sulla strada. Boh, niente, ci vediamo tra un attimo in cui parleremo poi dopo di quello che è la gestione nel garage dei camion e degli achievement. A tra poco. Bene, andiamo ora a vedere quello che sono gli elementi introdotti nel meccanico da questo nuovo DLC. La parte principale l'abbiamo già vista per quanto riguarda il DLC in Euro Truck Simulator 2, cioè è l'analisi della motrice che è presente qui sulla destra. Allo stesso modo che Euro Truck Simulator 2 abbiamo queste nuove informazioni al momento che ci servono sia quando andiamo a modificare il nostro camion, sia quando accettiamo un carico di questo nuovo DLC, perché ci andrà a indicare le caratteristiche della nostra motrice e chiedendoci conferma se ce la sentiamo di accettare tale lavoro. Queste qua vengono appunto modificate in base al tipo di telaio di trasmissione e di motore che andiamo a impostare. Adesso non posso mettere tutti i telai senza modificare, però come potete vedere la variazione è simile a quella di Euro Truck Simulator 2. Varieranno i motori, varieranno le trasmissioni e i telai, ma il funzionamento è lo stesso. Cioè qui ci indicherà con delle barre quanto sarà adatta la nostra motrice per i carichi normali o per i carichi pesanti. Il resto sono un po' meno interessanti. Non vuol dire che se è tutta ottimizzata per i carichi pesanti non possiamo portare dei carichi normali. Semplicemente abbiamo speso dei soldi in più, tra virgolette, inutilmente, ecco. Perché potevamo accontentarci di molto meno per trasportare dei carichi normali e non una potenza di questo genere. E consumeremo probabilmente anche più benzina. Oltre a ciò, sono stati aggiunti dei piccoli accessori estetici che possiamo andare a vedere all'esterno, e riguardano la parte anteriore del veicolo. Uno di quali è questo striscione Oversize Load, che è quello utilizzato per indicare appunto che è un carico eccezionale, e quelle che sono le bandierine laterali che si possono aggiungere sia da un lato che dall'altro. Bellissime perché svolazzano effettivamente, non sono ferme così come le vedete, ma sono dotate di una loro fisica, quindi svolazzano nel procedere del camion, e anche quelle servono appunto a indicare la presenza di un carico eccezionale. Come potete vedere, il retro è esattamente quello che vi ho appena mostrato per la parte della motrice, solo che questo qua è già presente nel rimorchio e quindi indica già la presenza di un carico eccezionale a chi sta dietro di noi. Come potete vedere, le bandierine svolazzano al vento in base alla velocità. Adesso, se noi ci fermiamo, smetteranno appunto di muoversi. Essendo passato il camion, quella di là si è mossa un po'. C'è una leggera brezza, sembra. Sì. Un lato positivo dell'aver fatto tardi questa video recensione del nuovo DLC è il fatto che nel frattempo sono usciti dei nuovi achievement, sia per quanto riguarda Euro Truck Simulator 2 che per quanto riguarda American Truck Simulator, proprio incentrati su questi due DLC, Heavy Cargo. Quindi andrò un attimo ad elencarvi quelli che sono per American Truck Simulator gli achievement. Ora, visto che ce li ho un po' incasinati su Steam, spero che non vi dispiaccia se me li leggo sul cellulare. Allora, sono 5 achievement sia per Euro Truck Simulator che per American Truck Simulator. Il primo, per quanto riguarda American Truck Simulator, è Time for Big Hauling, cioè consegna il primo carico pesante. Niente di particolarmente complicato. How heavy am I? Questo ci chiede di utilizzare la pesa, l'elemento che ha aggiunto in American Truck Simulator, per cui ci chiedono ogni tanto di verificare il peso del nostro mezzo, e avere un peso superiore alle 170.000 libbre, il che in unità metrica è circa 77 tonnellate. Ora, la domanda che mi sono posto io è: se il carico superiore
Cioè, il carico massimo che possiamo portare è solo 55 tonnellate. Come si arriva a 77? Non mi ero accorto che viene conteggiata anche la motrice e il rimorchio. Cioè, il rimorchio proprio la parte dove poggia il carico. Di conseguenza, non è poi così assurdo arrivare a 77 tonnellate. Se si prende il carico maggiore con 55 tonnellate. E magari la motrice è quella espansa con la cabina anche per dormire. Suppongo che si arrivi tranquillamente alle 77 tonnellate. Terzo achievement è Heavy but not bull in a china shop. Che è quello che tradotto in italiano è un elefante in una cristalleria. Gli inglesi dicono invece un toro in un negozio di porcellana. Che ci chiede invece di fare un lavoro di almeno 1000 miglia, che sono circa 1609 km, e non avere nessun danno al rimorchio, arrivare in tempo, non prendere multe e non usare il parcheggio assistito. Quindi un po' come quello di Euro Truck Simulator 2, senza però richiedere il carico pesante. Bigger cargo, bigger profit. Guadagnare 100.000 dollari almeno su 5 carichi consecutivi di carichi pesanti. Questo non deve essere per nulla difficile perché se si prendono delle tratte abbastanza lunghe, fare più di 100.000 dollari in 5 lavori non è per niente complicato. I primi due che ho fatto, conteggiando qua per l'achievement, mi hanno portato già 40.000 circa e 50.000 al secondo, quindi 2 su 5 sono già al 90% della cifra totale, quindi non deve essere particolarmente complicato. Quello però che è necessario è che, da quanto ne so, poi ancora non l'ho conseguito, devi fare comunque 5 consegne di carichi eccezionali consecutive. L'ultimo invece è I thought this should be heavy, in cui bisogna completare una consegna per ogni tipo di carico eccezionale. Ne sono presenti 9 in American Truck Simulator, sono quelli che vi ho elencato prima, e bisogna consegnare ognuno di quelli almeno una volta. Detto questo, già che ci sono, vado anche a elencare gli achievement corrispettivi per Euro Truck Simulator 2, visto che non potrò farlo nel video di Euro Truck Simulator che è già uscito tempo fa. Sempre 5 sono, e di cui il primo è Time for Big Hauling, cioè anche qua consegna il primo carico eccezionale. Keep calm and haul heavy. Fai 3 consegne consecutive di carichi pesanti senza danneggiamento, senza multe, in tempo, senza parcheggio automatico. In questo caso la differenza con l'American Truck Simulator è che non abbiamo uno il cui limite minimo di distanza sia 1000 miglia, che è un lavoro parecchio lungo. Ne abbiamo tre che possono essere corti quanto vogliamo, ma devono essere tre consecutivi. Quindi, boh, pian piano se la giocano. Poi c'è You bet I can park it. Guadagna 1000 punti esperienza dal parcheggiare dei carichi pesanti. E questo niente, semplicemente è grindone, è molto lungo questo perché richiede almeno una decina di, circa una decina di parcheggi. Il quarto è no pain, no gain, cioè consegna un totale di 250 tonnellate su 5 consegne consecutive di carichi pesanti, e che è un po' il corrispettivo del guadagna 100.000 dollari, solo che qua invece consegna 250 tonnellate. È un pochettino più da stare attenti perché mentre 100.000 dollari, come dicevo prima, è molto facile da raggiungere come obiettivo, qua 250 tonnellate vuol dire almeno 50 tonnellate a botta, e non sono tantissimi i carichi che sono al di sopra delle 50 tonnellate, perché ce n'è almeno un 50% che sono tra le 25 e le 50, quindi dobbiamo fare attenzione a prenderne molto elevati. In più, il carico più pesante di tutti è 62, per cui non possiamo equilibrare uno da 25, non riusciamo a fare una media
sufficiente per equilibrarne uno da 25. Dobbiamo mantenere sempre una media abbastanza alta per arrivare al 250. I thought they should be heavy, che è l'ultimo, ed è come il corrispettivo di American Truck Simulator, consegna ogni carico eccezionale per ogni tipologia. Detto questo, io suppongo che per questo video possa essere tutto. A differenza di Euro Truck Simulator 2, non ho in questo caso una chiave da regalarvi perché purtroppo me ne è stata concessa una soltanto. Ma io vi ringrazio comunque per la visione, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace e un commento per supportare, diciamo, il mio portare video su questo canale. Se per caso vi è stato piaciuto, vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciate davvero un mi piace perché a me serve tantissimo. E niente, ciao, alla prossima. Io cercherò di concludere questo lavoro infinito da mille miglia. Credo che verrà notte.